Vai con la musica. Economia, quale futuro? Chiamatela nuova, verde o sostenibile, ma attorno all'economia del domani si discute e ci si confronta da tempo. Questo è un tema di fondamentale importanza e ancor di più stretta attualità, al quale il nostro festival ha sempre voluto dare spazio. E lo fa anche quest'anno con qualificati ospiti. Ad iniziare dalla prima, che chiamiamo sul palco, Chiara Mio, Presidente Crédit Agricole Friuladria e docente al Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. In collegamento da Milano, il direttore del Sole 24 Ore, il più importante quotidiano economico italiano, Fabio Tamburini. Benvenuto all'Inca, anche se a distanza. Buongiorno a tutti, felice di partecipare, grazie per l'invito. Purtroppo sono fresco dall'uscita dal Covid, soltanto di ieri sera, e quindi non ho potuto venire a Trieste. La ringrazio. Però sono collegato e è come se ci fossi. La ringraziamo. A condurre questo panel, la giornalista del TG1, Gabriella Caparelli, che salutiamo per la prima volta al nostro festival qui a Trieste. Buonasera, buon pomeriggio e benvenuti. Abbiamo sentito l'introduzione di Giovanni sull'economia del futuro. Devo dire che forse mai come in questo momento l'economia è suscettibile di cambiamenti, tanto è vero che la prima volta che ci siamo sentite con Francesca Fresa volevamo parlare di economia sostenibile e agenda 2030. Tra l'altro vedo ben illustrati qui in fondo nella tenso struttura i 17 obiettivi di agenda 2030, temi che rimangono sicuramente sul tavolo, ma che si intersecano con quello che vi raccontiamo ogni giorno, con quello che arriva dal fronte di guerra, perché dopo il 24 febbraio tutto è cambiato, lo sappiamo. L'invasione russa ha cambiato notevolmente la struttura macroeconomica internazionale, per cui siamo stati un po' costretti a rincorrere i temi giorno dopo giorno, a cambiare gli obiettivi di questo stesso panel. Cerchiamo di tenere tutto dentro in questi 45 minuti. Insieme a me ci sono la professoressa Chiara Mio, buon pomeriggio e benvenute. Bentrovati. E il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, buon pomeriggio e benvenuto anche a lei. Allora, grazie per l'invito. Partirei proprio da lei, direttore, e partirei dall'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale, in cui c'è la disamina di quello che sta accadendo e ci sono dei termini molto forti che sono onde sismiche, crisi alimentari, disordini sociali, previsioni di crescita al ribasso per 143 paesi. Tra l'altro è notizia di stamattina che non un paese qualunque, ma la Germania ha avuto un arresto notevole della produzione industriale al di sotto delle attese, quindi un quadro macroeconomico internazionale negativo. Inoltre la segretaria del Tesoro americano Janet Yellen ha parlato di 10 milioni di poveri dovuti alla guerra. Quanto peserà sul quadro macroeconomico la durata di questo conflitto? Peserà, e io credo che peserà moltissimo, ma vorrei aggiungere a quanto è stato appena ricordato che è proprio di poche ore fa una intervista importante dell'amministratore delegato di uno dei principali gruppi tedeschi, Bosch, la Bosch, che è presente in tutto il mondo, è una vera grande forza dell'economia tedesca, che ha detto senza mezzi termini che il mondo è a un passo da una recessione globale, quindi anche lui dipinge a tinte fosche quanto sta accadendo. Io credo che il Fondo Monetario Internazionale, le ultime notizie che arrivano dalla Germania, siano molto vere, perché
sul mondo c'è una tempesta perfetta, che non è soltanto la guerra in Ucraina, ma non dimentichiamoci la pandemia. La pandemia è durata un paio d'anni, ancora non è finita. Guardate cosa sta accadendo in Cina, ormai da settimane il più importante porto del mondo, quello di Shanghai, è bloccato, è fermo, ci sono centinaia di navi bloccate in radura, l'economia cinese è paralizzata, arrivano notizie piuttosto negative anche su quel fronte, la Cina quest'anno non crescerà come ci aveva abituato a crescere. Quindi pandemia, quindi guerra in Ucraina. Le guerre si sa come cominciano, ma non si sa come finiscono, e quindi è un grande punto interrogativo sull'economia mondiale. Qui però lasciatemi aprire una parentesi. È giusto parlare dell'economia, delle conseguenze sui mercati finanziari internazionali, ma guardate che l'attenzione principale deve andare alla guerra. Qui c'è gente che muore sul serio, ci sono bambini che hanno magari una gamba, un braccio, e quelli ce l'hanno amputato per tutta la vita. Quindi io penso che, a parte ogni considerazione di carattere economico sulle conseguenze di questa guerra, l'attenzione di tutti debba andare verso la necessità di arrivare a una pace il più presto possibile e a qualsiasi costo, perché lì la gente muore sul serio e quindi non è una battaglia di risico per il controllo dell'economia del mondo. Quindi abbiamo detto la pandemia, che non è ancora finita, abbiamo detto la guerra in Ucraina e speriamo che si fermi lì, ma poi c'è anche un altro aspetto, che il mondo è seduto su una montagna di debito pubblico. Noi italiani ce ne intendiamo, purtroppo abbiamo un debito pubblico immenso, ma non siamo soltanto noi. Uguale musica suona in Giappone, in Cina, in Stati Uniti, in altri paesi europei. C'è tutto il mondo che è seduto su una montagna di debiti. A me da piccolo mi hanno sempre insegnato che i debiti è meglio non farli e quando si fanno poi si devono pagare. Ma qui c'è l'intero mondo che è seduto su una montagna di debiti che non si capisce bene come riuscirà a pagare. E infine c'è l'inflazione, un'inflazione che sta mordendo significativamente. Non è un problema soltanto americano, è un problema anche europeo, è un'inflazione che si avvia ad arrivare a due cifre e quindi è un problema serio. Tutte queste, e ho chiuso, sono notizie che rappresentano, messe insieme, lo dicevo all'inizio e lo ripeto in chiusura di questo primo intervento, rappresentano una tempesta perfetta. Quando c'è tempesta, quando ci sono le grandi crisi, poche grandi ricchezze aumentano di dimensione e invece si semina miseria per tutto il resto del mondo. Credo che il rischio che questo accada è davvero forte. Sì, direttore, ha ragione. Noi in questo panel ovviamente affrontiamo l'aspetto economico, ma il Link Festival si occupa ampiamente purtroppo di quello che sta accadendo. Riprendo l'ultimo riferimento che lei faceva alla povertà diffusa nel mondo. Con la professoressa Mio volevo proprio affrontare questo argomento. Povertà, approvvigionamento delle materie prime stanno creando forti tensioni e disordini soprattutto nei paesi emergenti, tra l'altro nei paesi anche più diversi tra di loro. Faccio l'esempio dello Sri Lanka e dell'Egitto. Che cosa prevediamo? Cioè, quello che sembrava all'inizio il famoso cigno nero dell'economia, che è il coronavirus, in realtà a quanto pare non è bastato, perché i problemi continuano. E così inizio anche dicendo che se questo Link Festival voleva occuparsi di sostenibilità degli SDG e poi si è dovuto cambiare rotta e aggiustarsi, in realtà il primo degli SDG è no poverty. Quindi in realtà stiamo parlando di come possiamo continuare a svilupparci e a quali condizioni. E per restare sulla domanda, questa guerra dopo una pandemia e quindi le condizioni della tempesta perfetta che il direttore Tamburini ha appena elencato, però pongono anche una riflessione che non può essere esaurita dentro l'economia. Ante Covid e ante guerra
c'era, se posso dirla così semplificando, il mito della globalizzazione. Con la globalizzazione, col trasferimento dei beni, della ricchezza, la finanza non conosce confini, non la conoscevano i beni, i mercati, e la globalizzazione sembrava ormai essere l'unico paradigma possibile, anche perché al mondo occidentale dava discreti vantaggi. Avevamo esternalizzato alcune filiere in alcuni paesi e c'erano veramente questo mito della globalizzazione che ha permesso anche un certo tipo di crescita. Bene, il Covid e la guerra hanno messo in luce, se già non lo si sapeva prima, che la globalizzazione, il mito della globalizzazione è terminato, o perlomeno è messo in discussione, se non si può ragionare di pari diritti e di globalizzazione dei diritti e di democrazia. Perché molte delle cose che ha elencato anche il direttore di cui stiamo parlando indicano che non possiamo solo pensare di avere beni a minor prezzo qui in Italia se poi i paesi che li producono, lontani da noi, generano, hanno dei redditi di sussistenza e dei salari inaccettabili. Non possiamo generare e ignorare che questi beni messi a disposizione qui di là generano poveri. Anche perché abbiamo visto, nelle prime due settimane di guerra sono arrivati 5 milioni di persone dall'Ucraina e d'altra parte, da qualche parte per scappare dalle bombe devono andare, quindi ci torna il problema. E allora noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Fine della globalizzazione economica, dobbiamo dare il giusto peso alla politica. L'economia non può essere più quella che guida il kingmaker, ma qui c'è grande bisogno di politica internazionale oltre che nazionale. Allora, rimarrei sul tema della crisi della globalizzazione con il direttore Tamburini. Direttore, a quanto pare the world is no longer flat, se vogliamo parafrasare a Thomas Friedman. Assistiamo, come diceva la professoressa Mio, a una crisi o a un ripensamento, se preferiamo, della globalizzazione. Ma secondo lei è una questione legata semplicemente a quanto sta accadendo in Ucraina o ci sono anche ragioni microeconomiche più profonde? Assolutamente no. Io credo che, sono assolutamente convinto di questo, che la guerra in Ucraina è stato un elemento scatenante di una situazione che si stava delineando in modo piuttosto chiaro. Noi come gruppo Sole 24 Ore organizziamo un festival, un altro festival che si terrà a Trento tra poche settimane, dal 2 al 5 giugno. Un anno e mezzo fa abbiamo scelto come titolo del festival che avevamo cominciato a organizzare dopo la pandemia, tra ordine e disordine. Perché avevamo scelto questo titolo che la guerra in Ucraina ha reso ancora più attuale? Perché per l'appunto avevamo capito che il mondo era a un bivio, per appunto, tra l'ordine e il disordine, tra la globalizzazione che hai appena ricordato e la deglobalizzazione. È chiaro che qui c'è la necessità di ripensare un nuovo ordine mondiale, sperando che ci siano i presupposti per poterci arrivare, perché l'ordine mondiale che ci siamo abituati a considerare e a ritenere una realtà consolidata, quello costruito sulla globalizzazione, era entrato in clamorosa crisi. E la guerra in Ucraina è l'ultima clamorosa conferma di tutto questo. Da una parte c'è una società occidentale che ha avuto grandi vantaggi dalla globalizzazione, ma che vede in modo evidente una carenza al tempo stesso di valori, ma anche di leadership. E questo riguarda certamente un paese come l'Italia, ma riguarda l'Europa, riguarda anche gli Stati Uniti. Quindi il mondo occidentale attraversa un momento di riflessione, diciamocelo con chiarezza, anche di crisi, una crisi, ripeto, di valori e di leadership. Dall'altra parte c'è il resto del mondo, che significa la Cina, che è il paese di dimensioni maggiori, ma non soltanto la Cina, tutto il mondo dei paesi in via di sviluppo, quelli che chiamavamo così, sto parlando dell'India, della Russia,
Ecco, questo è un mondo che non ha gli stessi valori, anche se in modo diverso tra loro, perché Cina, Russia, India sono paesi diversi, però è un mondo diverso da quello delle società occidentali, ma è, non dimentichiamocelo, rappresenta la maggioranza del mondo ed è naturalmente dalla stessa parte, per esempio, da quel grande continente a due passi dall'Europa che è l'Africa. Bene, c'è necessità di ripensare un nuovo, se ci sono le condizioni e quali sono le condizioni, per un nuovo ordine mondiale. La guerra in Ucraina ha reso evidente quello che si stava già delineando, e cioè che l'ordine mondiale fondato sulla globalizzazione non reggeva e non regge più. Professoressa, rimaniamo sul quadro geopolitico che ci ha appena offerto il direttore Tamburini. Da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte l'asse Russia-Cina, l'Europa al centro, l'Italia con una posizione geografica ancora più peculiare perché siamo a sud dell'Europa e a nord di quel grande serbatoio di potenzialità che è il bacino mediterraneo. Un'Europa che sta un po' nella morsa tra est e ovest, che tipo di futuro economico può avere? Questa, se dobbiamo trovare un lato positivo in ogni cosa e essere resilienti vuol dire fare questo, la guerra russo-ucraina ha messo in evidenza che la singola nazione europea non può dare risposta. L'Europa deve procedere in un processo di unificazione e di costruzione di altri tipi di identità, non solo l'Unione Economica Europea, non solo l'euro, ma arriveranno sul tappeto, arriveranno a decisioni, aspetti quali l'esercito, la difesa e anche il tema dei diritti. Perché mi fermo a livello economico, che è il mio ambito, è evidente che se la competizione sui beni, se l'Europa è contemporaneamente un posto dove non ci sono tantissime materie prime, le compriamo da fuori e dopo magari ci ritorniamo su questo, sull'approvvigionamento, ma mi fermo oggi all'Europa come mercato dove arrivano anche beni prodotti da questi grandi paesi, Cina, quelli citati. Allora è evidente che se la competizione è fatta sul prezzo, ma dentro questo prezzo si nascondono politiche del lavoro diverse, c'è dumping sociale, perché i beni prodotti lontano dall'Europa possono essere prodotti senza rispetto dell'ambiente, senza rispetto dei lavoratori, sottopagandoli, senza tutelarli. Beh, l'Europa non può permettere che questi beni e servizi circolino liberamente, perché questo è non applicare un criterio di responsabilità mondiale. L'Europa deve fare un salto nel insistere non tanto nel mettere dazi, ma nel garantire non solo che i beni siano prestazionalmente uguali, che se uno vende un prodotto che dice che fa certe cose deve farle, ma che anche i lavoratori che vi hanno contribuito siano stati trattati in maniera dignitosa nel proprio paese. E questa risposta deve essere europea. L'Europa è molto avanti sui temi della sostenibilità, sui temi sui temi economici, sui temi dell'innovazione. C'è molto spazio per obbligare queste nazioni, invece che del dumping sociale lo fanno e come, c'è anche un tema politico, a dire: se vuoi venire in Europa, qui vendi solo se rispetti questi criteri. E questo è possibile se l'Europa lo vuole fare. Su questo servirebbe uno scatto in avanti importante. Rimango da lei, professoressa, a proposito di produzioni, dumping salariale, sociale. In questo periodo si parla molto di reshoring, diciamo si torna a parlare di reshoring perché c'è stata anche una parentesi americana di reshoring verso la Cina. Passiamo all'Italia magari. Secondo lei noi abbiamo chance di riportare delle produzioni di nuovo in Italia dopo la delocalizzazione, vista anche la crisi della globalizzazione? E aggiungo, quali chance abbiamo con l'attuale costo del lavoro? Un altro vantaggio, no, ma aspetto positivo che dobbiamo prendere da questa guerra e dal Covid è che ci si è improvvisamente accorti, ma come diceva prima il direttore Tamburini, lo sapevano nelle stanze dei bottoni, ma adesso è opinione corrente, che
non possiamo più permetterci che certe filiere e certi pezzi di produzione siano completamente fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, non ce lo possiamo più permettere. Cioè, noi abbiamo aspettato mesi per poter avere delle mascherine, vi ricordate? I guanti sterili, a parte il raddoppio del prezzo, e vabbè, ma non avevamo la possibilità di farli perché non c'erano più aziende che facevano queste cose a basso costo, le siringhe, resto su temi Covid e siamo diventati tutti esperti. Allora, peraltro, oggi sembra che tutto venga dall'Ucraina, e il grano, e l'acciaio, e cioè qualsiasi filiera è intaccata da questa guerra. E c'è la consapevolezza anche nell'opinione pubblica, oltre che nella classe dirigente, che non ce lo possiamo più permettere, perché c'è stato il Covid, c'è stata una tensione, c'è una guerra, non sappiamo quando finirà, ma domani mattina ci potrebbe essere un altro virus o un altro tema che ci espone a questi rischi. Quindi, nell'agenda delle aziende, la singola azienda, sono già in atto politiche di verifica di reshoring, le aziende hanno già organizzato localmente supply chain e esperito possibilità di avere qui in Italia alcune filiere. Certo, questo deve essere un obiettivo di politica economica nazionale, perché col costo del lavoro italiano oggi è più conveniente di prima, perché le materie prime costano di più e l'energia costa di più anche dalle altre parti. Quindi il costo del lavoro pesa di meno, ma pesa ancora troppo in Italia. Ecco, una politica italiana industriale di sviluppo potrebbe essere fatta ragionando sul cuneo fiscale, incrementando i posti di lavoro, facendo reshoring. Questa non è fantascienza e oggi si è capito che è ineludibile per non essere sempre dipendenti, che, chiudo, non vuol dire passare all'autarchia. Vuol dire però non poterci fermare se a Shanghai, oltre che c'è il blocco del porto, non arrivano le navi, non arrivano dei pezzi. Oggi in Italia si assiste al fenomeno del furto delle auto di lusso, non per andare in giro con la Maserati, ma per rubare le schede per poterle mettere in macchinari di produzione. Perché proprio non ce n'è, non ci sono schede elettroniche. Questa allora deve farci pensare se, insomma, le schede elettroniche dobbiamo farle fare tutte in Cina. Possibile che non riusciamo a essere competitivi a farle qui? Quindi è come se questo sta nell'agenda politica. Allora, direttore Tamburini, giustamente la professoressa Mio ha fatto riferimento alla dipendenza energetica, che è sicuramente un fattore che frena molti paesi europei, tra cui l'Italia. Quali misure possiamo prendere per frenare questo fenomeno? La strada è lunga, mi viene da dire, è tutta in salita. Porto soltanto un esempio, perché ho sentito le parole dell'intervento che mi ha preceduto, erano molto giuste, sono molto giuste, occorre andare nella direzione non dell'autarchia, ma certamente da riportare filiere produttive, se non in Italia, ma certamente almeno in Europa. Però è molto difficile arrivare a questo obiettivo. L'esempio che porto riguarda una straordinaria contraddizione che si annida in una scelta strategica che ha fatto la Commissione europea. Lo scelgo tra i tanti esempi possibili. Poche settimane fa la Commissione europea ha dato un'indicazione chiara. L'industria automobilistica, che è motore da sempre dell'intera economia, deve cambiare marcia. Basta col diesel, basta con la benzina, occorre puntare senza se e senza ma sull'industria dell'auto elettrica. Certamente una affermazione del tutto condivisibile. Ma qui ci sono due problemi di cui non c'è la necessaria consapevolezza. Primo problema, la componentistica. Guardate che la componentistica dell'auto elettrica non sta in Europa, sta in Cina, nella quasi totalità. Le aziende leader nella componentistica per l'auto elettrica stanno in Cina, punto. In Italia abbiamo una straordinaria industria manifatturiera che produce componenti per le automobili. Peccato però che non siano componenti elettriche, e prima che sia possibile una riconversione di queste attività ce ne passa, ammesso che poi sia possibile. Quindi c'è una straordinaria contraddizione tra dire occorre una rivoluzione dell'auto e occorre puntare sull'auto elettrica e il fatto che questa auto elettrica non siamo nelle condizioni di poterla realizzare
in Europa. E allora, considerando la guerra in Ucraina e il fatto che ormai è chiaro che Russia e Cina fanno asse, allora mi domando qual è la prospettiva, come sarà possibile realizzare questo obiettivo, peraltro condivisibile, che ha dato la Commissione europea soltanto poche settimane fa. Potrei fare tanti altri esempi di questo tipo. La verità è che mi pare che il mondo occidentale non sia pronto, in modo clamoroso, almeno per quanto riguarda l'Europa, a prendere decisioni del genere. E sottolineo il secondo aspetto che volevo ricordare, e cioè che tutto questo ha poi un prezzo, perché significa che, e cito un caso, quello della Volkswagen, il prezzo è in termini di occupazione. Per produrre l'auto elettrica servono molti, molto meno dipendenti rispetto che per produrre l'auto, le auto a cui ci siamo abituati. Soltanto nel gruppo Volkswagen, leader internazionale dell'industria dell'auto, questo significa 30.000 dipendenti in meno. Chi pagherà il costo sociale di queste decisioni? Peraltro, ripeto, sul piano dei principi totalmente condivisibili. Chi pagherà gli stipendi ai dipendenti dell'industria componentistica italiana che andranno, sono destinati ad andare in tempi rapidi fuori mercato? Sono interrogativi che occorre porsi. È chiaro, chiaro direttore, è chiaro professoressa, che l'Europa e quindi anche l'Italia si trova di fronte a un bivio, ma l'economia sostenibile è sul tavolo e deve rimanere sul tavolo, perché probabilmente se avessimo fatto scelte diverse in passato, penso, non lo so, alla diversificazione per esempio delle fonti energetiche, alla razionalizzazione dei consumi, probabilmente avremmo avuto un impatto diverso della stessa guerra in Ucraina. Assolutamente sì, e mi inserisco sulla scia delle considerazioni importanti che ha fatto il direttore Tamburini per aggiungere, se posso, alcune riflessioni. I costi della disruption, cioè di una conversione per esempio all'elettrico sull'auto, non possono diventare, non è quello che ha detto il direttore ma lo dico io, non possono diventare un freno per non fare, ma serve una risposta collegiale e politica. Non possiamo lasciarla all'economia. L'economia, se costa di meno la filiera in Cina, ci si rivolgerà alla Cina. È chiaro che questa conversione va accompagnata e quindi serve una politica economica che accompagni alcune filiere, l'energia, le riconversioni, e serve una politica sull'occupazione, perché i 30.000 che si liberano non sono immediatamente riconvertibili e riciclabili, ma parallelamente assistiamo all'aumento di alcune figure professionali di cura, per esempio, all'aumento dei del bisogno di persone che lavorino nei servizi, e ancorché non possano essere quelle lì, perché uno che è stato a fare lo stampaggio della lamiera in catena di montaggio, non so se è esattamente capace di occuparsi della cura di persone anziane o disabili, eccetera. Però abbiamo invece settori ad alta intensità di cura dove c'è bisogno. Ecco, la politica ha il compito di pensare nei orizzonti di 5-10 anni. Nel breve soffriremo, ma se non le mettiamo in agenda non le facciamo mai. Ci sono mai dei correttivi, quindi, a cui si può ricorrere. Ci sono i correttivi, e poi come dire, bisogna iniziare e pensare che è ineludibile. L'altra cosa che Covid e guerra ci hanno dato in eredità è la velocità. Cioè, nessuno mai avrebbe pensato. Cito due cose. Uno, lo smart working. Quando andavo in azienda nel 2019-18 e dicevo: guardate che dovete concedere di più anche per temi di conciliazione, puntare sullo smart working, se volete attirare la Gen Z, ragazzi, voi azienda dovete pensare allo smart working, altrimenti mi guardavano come dire: sono cose da fricchettoni, sono cose sulle quali non crediamo, non è possibile lavorare lasciando la gente a casa. Poi è arrivato un virus piccolissimo e ci siamo organizzati tutti. E l'impossibile è diventato possibilissimo, e il Covid ci lascerà questa bella eredità di una, almeno di una parte, resteremo a lavorare anche a distanza, una parte, perché non se ne può più di stare solo a distanza. Allora, le accelerazioni sono all'ordine del giorno. Ecco, ci serve una, dal mio punto di vista, una società non guidata solo dall'interesse economico. La politica deve riappropriarsi di un senso e di una visione. Allora tutto diventa possibile. Allora,
Rimango sulla politica, direttore, appena citata dalla professoressa Mio, ovviamente in chiave di visione di futuro, sicuramente in una chiave anche più filosofica, che tenga conto di diritti, in una chiave più ampia, come giustamente lei suggeriva, rispetto a quella economica. Però io adesso mi riferisco alla politica economica. Lunedì il governo ha varato un decreto, 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese contro l'inflazione che lei ha citato nel suo primo intervento, che rischia di sfiorare le due cifre, è il caro energia. Basta, è un primo step, cosa manca? E soprattutto, secondo lei, c'è un rischio reale di razionamento del gas, che è un tema che interessa molto le imprese energivore e non solo? Ma intanto una considerazione di carattere generale. Lo sforzo che è stato fatto dal governo è molto significativo. Io credo che alla fine saranno ben più dei 14 miliardi che sono stati annunciati. Il conto è certamente più salato. Ma qui occorre fare una distinzione importante, cioè capire in che misura si tratta di interventi davvero di aiuto per le classi meno abbienti, per affrontare momenti difficili che stanno seguendo, oltre che alla pandemia, anche alla guerra, all'inflazione, e quanto invece non ci sia quel vizietto italico dei benefici a pioggia, perché gli aiuti a pioggia non sono buona cosa. Allora io ho un po' l'impressione che, sentendo odor di elezioni, perché tra poco ci arriviamo, massimo un anno si andrà alle urne, qualcuno dice perfino in autunno vedremo come andrà a finire. Certamente si sente odor di elezioni, e qual è la conseguenza? È che, come sempre o come spesso è accaduto in passato, quando i partiti sentono odor di elezioni, la tentazione della distribuzione a pioggia di mance e mancette diventa molto forte. Ecco, io credo che purtroppo una parte dei provvedimenti che sono contenuti nell'ultimo decreto sappia molto di distribuzione di risorse a pioggia. Questo è un pericolo, un rischio che va assolutamente evitato, soprattutto perché non dobbiamo dimenticarci quello che già ricordavamo prima, e cioè che l'Italia è seduta su un barilotto di dinamite con la miccia accesa, e cioè che è l'enormità del debito pubblico. Ci può consolare il fatto che siamo, come ricordavo prima, in ottima compagnia, però il problema c'è. Poi c'è un secondo aspetto che va considerato, e cioè: c'è davvero copertura per questa mole importante di provvedimenti approvata? Per copertura intendo le risorse da parte dello Stato, del pubblico, di far fronte agli oneri legati a questi interventi a favore delle famiglie e delle imprese. Ecco, qui c'è un interrogativo inquietante, perché una parte davvero significativa delle coperture necessarie viene dalla tassazione dei cosiddetti extra profitti, cioè dei profitti che le aziende energetiche avrebbero, dipende poi da quali casi consideriamo, fatto in conseguenza dell'inflazione e della guerra in Ucraina. Allora, questo provvedimento di tassazione degli extra profitti è tutt'altro che scontato, perché si sta preannunciando un grande scontro. È materia di fiscalisti, di costituzionalisti, quindi non voglio annoiare il pubblico su questo, ma guardate che le possibilità che questo provvedimento venga clamorosamente bocciato sono piuttosto significative, sono molto alte. C'è un precedente, che è stata la Robin Tax, pochi se la ricordano, ma questa legge, che prevedeva la tassazione di profitti legati al mondo dell'energia,
dopo anni di controversie giudiziarie, è stata poi bocciata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto non essere in regola, non avere le carte in regola. Quindi ha detto non si può fare. Ma siamo al bis, non vorrei che andasse a finire così anche per gli extra profitti. Perché gli extra profitti vengono ritenuti ingiusti? Anche qui, ripeto, una disquisizione sarebbe troppo tecnica per farla in questa fase, però riassumo almeno un paio di motivazioni. Primo, le regole non valgono per tutti. Non è che negli ultimi mesi gli extra profitti le hanno fatte soltanto alcune aziende che lavorano nell'energia, le hanno fatte anche altre. Allora questo mina il principio costituzionale di parità di trattamento. Quindi perché andare a pescare soltanto alcuni di quelli che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi hanno fatto extra profitti? Poi l'extra profitto viene misurato non all'ultima riga del conto economico, ma prima di essa. E quindi paradossalmente ci possono essere gruppi diversificati nell'energia che hanno fatto extra profitti su un certo tipo di attività, ma che poi magari vanno a chiudere perfino un bilancio in perdita perché hanno avuto delle perdite significative su altri fronti. Ecco, queste sono alcune delle ragioni per cui questo provvedimento viene messo in discussione. Capite che se si dovesse scoprire che queste critiche pesanti che si stanno delineando sono motivate, e quindi la Corte Costituzionale potrebbe nei prossimi mesi bocciare questo provvedimento, ecco che non c'è la copertura per questi provvedimenti che sono stati approvati negli ultimi giorni dal governo, anzi l'approvazione via definitiva è prevista la settimana prossima. Quindi grandi incognite su quanto sta accadendo sul fronte di questo provvedimento di aiuti per le famiglie e per le imprese. Direttore, se posso aggiungere un'altra delle stranezze, magari ci aiuta qualcuno a capire, io che sono un contabile, insomma un professore, ma faccio le somme, non capisco come è possibile che sia accettato il raddoppio del costo finale per l'utente finale o per le aziende dell'energia, quando, fatto 100 il costo dell'energia, il costo dell'energia pesa 30, 20 e il 70 è fatto da dispaccio, trasporto, accise e altro. Allora, se raddoppia il costo del gas, il costo dell'energia estratta, raddoppia da 20 diventa 40, ma vuol dire che da 100 va a 120, 130, è diventato 200. Quindi è evidente che ci sono manovre speculative enormi ed è... esco dal tema della tassazione extra profitto, però anche questo in un paese normale non può non essere attenzionato dall'antitrust un atteggiamento di questo tipo, perché è stato generalizzato a tutti i fornitori di energia. Se raddoppia una cosa che vale 20 su 100, da 100 diventa 120, non può diventare 200-250, e lo fanno tutti sistematicamente. C'è un problema di giustizia sociale, che è un problema che va affrontato dalla politica, che non deve entrare nel mercato, ma non può neanche accettare che questi facciano trust e noi paghiamo. Lei dice c'è stato un cartello. Assolutamente. No, ma diciamo le preoccupazioni che ha messo sul tavolo il direttore, quelle note del debito, adesso aggiunge quella della copertura del decreto, ma è anche avanzato l'ipotesi che questi interventi a pioggia possano servire a poco. Però noi le riforme strutturali le dobbiamo far per forza, altrimenti i soldi del PNRR non arrivano. Noi anche qui abbiamo bisogno del controllore, no? Cioè, l'Europa in questo senso, il PNRR è un po' la nostra garanzia, io credo, perché siccome ci daranno i soldi solo se facciamo le cose, ci tocca. Questa è la nostra forza, e a me fa piacere dirlo anche con piccola nota di genere, le donne forti dell'Europa ci stanno... tenendo un po' a bacchetta, perché von der Leyen e Bezzola dice sempre le donne ci stanno tenendo a bacchetta, perché altrimenti presi dalla contingenza, dall'italiana via, non lo faremo. Quindi a un certo punto dovremmo farle qualcosa, spenderemo male, ma dobbiamo, altrimenti non ci pagano neanche gli stati avanzamento. Il PNRR funziona in modo tale che ci danno soldi a stato avanzamento se facciamo vedere che li abbiamo fatti, e questa è un po' la nostra garanzia. Direttore,
Come ne usciamo da questa crisi? L'ultima grande crisi economica, non lo so, faccio riferimento al 2008, quindi mutui subprime, Lehman Brothers. In che cosa si differenzia questa crisi da quella e come ne usciamo, secondo lei? Ah beh, sono domande da un milione di dollari. Allora, certamente mi trovo preparato a rispondere alla prima, alla prima parte della domanda, e cioè che differenza c'è tra la grande crisi del 2008 e quella che stiamo attraversando? Beh, una differenza sostanziale, perché quella del 2008 era una grande crisi della finanza internazionale con conseguenze anche sull'Italia. Era una grande crisi della finanza, non dell'economia reale. La differenza è molto semplice: l'industria manifatturiera non aveva problemi, la globalizzazione non era messa in discussione, tutto continuava a procedere esattamente come prima della crisi dei derivati e della grande crisi finanziaria del 2008. Quindi sotto certi aspetti è stato molto più semplice uscirne, perché è stato necessario, è stato possibile un po' dare bacchettate sulle dita alla finanza speculativa, stabilire regole di maggior chiarezza e trasparenza dei mercati finanziari, almeno in teoria, perché poi nella pratica forse non è cambiato granché, però insomma è stato possibile dare, permettetemi questa definizione un po' rozza ma che rende l'idea, una regolata al mondo della speculazione finanziaria, e la crisi con qualche fatica, con morti e feriti, è stata superata. Beh, oggi è una situazione molto diversa. Molto diversa perché oggi siamo, come accennavo all'inizio, all'interno di una tempesta perfetta da dove si potrà uscirne, al di là poi della soluzione della pandemia. Speriamo non abbia ragione Bill Gates, che fa delle previsioni su cui c'è da fare gli scongiuri, ma la guerra in Ucraina prima o poi finirà, sperando che non finisca con qualche, diciamo così, missile nucleare. Insomma, a tutto prima o poi si può trovare una soluzione, ma esiste il vero problema di fondo, e cioè, tra ordine e disordine, quale sarà la situazione che si delineerà e soprattutto come verrà costruito il nuovo ordine mondiale, perché quello che siamo stati abituati a considerare come tale e che immaginavamo che non fosse scalfibile, oggi quell'ordine mondiale non c'è più, e quindi va ricercato un nuovo equilibrio, un nuovo ordine mondiale, un nuovo rapporto tra le società occidentali e società che invece sono guidate da autocrazie ben diverse. E poi con la variabile dei paesi che siamo sempre stati abituati a chiamare in via di sviluppo, ma che ormai la strada dello sviluppo l'hanno imboccata. Oggi sono ci sono paesi dell'Africa che crescono a percentuali molto superiori di quanto cresce l'Europa. Ecco, si deve delineare un nuovo equilibrio dei poteri. Sì, dalla crisi della finanza, giustamente, alla crisi, come diceva il direttore, alla crisi dell'economia reale. La governatrice della Banca Centrale Russa, Nebiullin, ha provato anche a spiegarla a Putin, ma con scarso successo. Ecco, professoressa, la crisi dell'economia reale, in chiusura, 3 minuti, che prospettive? Allora, io vorrei, dopo questo quadro, piove anche qui a Trieste, quindi vorrei uscire con almeno qualche elemento del non buttarci sotto la pioggia senza ombrello per finire il pomeriggio bene. Ed è questo: l'economia reale italiana, che pure attraversata da tutte le incognite e le difficoltà che abbiamo messo sul tavolo in maniera molto oggettiva, senza caricarle, tuttavia questa economia reale è fatta di un tessuto produttivo resiliente, che ha già cominciato e ha già ben intrapreso, già capito dove deve andare, cosa deve fare. Allora,
non è un non, tessuto, non è fatto da imprenditori che stanno aspettando le riforme dello Stato, l'esito del PNRR, cosa farà Draghi, eccetera. Le nostre imprese hanno già cominciato dei percorsi molto importanti di eccellenza, si sono già rivolte. Il mondo russo-ucraino per noi non era mercato di destinazione, era un mercato dove traevamo forniture, importazioni. L'economia reale in Italia ha le capacità ed ha già una sua abilità nella rigenerazione, per usare il termine sostenibilità, ma è molto caro, ha già capito come avviare l'economia circolare, il grande genio italiano è già all'opera in tante filiere per innovare e risparmiare materie prime. Questo costo dell'energia ha il vantaggio di aver obbligato tutti, se non perché piace, perché si deve, a risparmiare energia, diventare meno carbon intensive. Quindi è una spinta forte a chi aveva già in mente traiettorie di innovazione e incentivarle ancora di più. Peraltro c'è il rischio che se si danno i contributi a pioggia sull'energia, c'è il rischio di penalizzare chi aveva investito prima in risparmio energetico, perché se i contributi arrivano soprattutto a chi consuma tanta energia, il paradosso è che chi consumava tanta energia fossile prende più contributi, e quindi quel poveraccio che ha anticipato gli investimenti e ha fatto delle politiche lungimiranti, magari sacrificando, rischia di essere... quasi paradossale. Paradossale, no? Stavo per dire cornuto, insomma, è meglio paradossale. Sì, perché questo è. Allora, però la cosa bella è che l'economia reale è fatta di tanta gente che continua a crederci ed è un tessuto sano. Noi abbiamo passato molto bene anche la crisi del sistema bancario, le banche hanno messo in ordine i loro bilanci e quindi io non sono così negativa. È evidente che con un PIL che cresce non più del 6, non più del 5, ma di poco, c'è un tema di occupazione, però abbiamo un tessuto che sarebbe peccato rovinare, e questa è la mia parola di chiusura. Dobbiamo avere a cuore la salute delle nostre imprese, perché ci sono e continuano a produrre. Grazie professoressa Mio, grazie direttore Tamburini, grazie a tutti voi. A voi. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo panel. Ripetiamo anche noi i ringraziamenti, ci auguriamo che l'anno prossimo, Covid passato, il direttore del Sole 24 Ore casomai possa venire finalmente in presenza in questa meravigliosa piazza, come ci aveva promesso e come purtroppo non è riuscito a fare. Diamo un appuntamento all'anno prossimo anche per il tema dell'economia. Ringraziamo la Presidente Chiara Mio e un ringraziamento particolare a Gabriella Caparelli, che ha magistralmente condotto questo panel. Da pochi istanti, Voci dal Mondo, il mestiere di corrispondente, uno degli appuntamenti più attesi del nostro festival. Grazie direttore. Oh,